pazienza nell'assistenza, nella sollecita pazienza, devo dire, di Antonella, perché non solo è paziente nelle nostre email, ma è anche sollecita, risponde sempre. Ed ecco che il computer c'è. E quindi io non passo, visto anche un po' il ritardo che abbiamo, passo subito all'argomento. E l'argomento era la scrittura di Ugarit, l'argomento del nostro seminario, la scrittura di Ugarit. Non gli piace? Vediamo se adesso gli piace. Ecco, la scrittura di Ugarit, all'interno comunque, non volevo parlare soltanto di Ugarit, fare un seminario, diciamo così, un po' tecnico, ma invece presentarlo all'interno delle scritture alfabetiche del secondo millennio avanti Cristo, che sono un pochino problematiche, perché ovviamente ben note e conosciute sono quelle del primo millennio avanti Cristo, quelle del secondo millennio avanti Cristo ci danno un po' più di difficoltà. E ovviamente questo tema si inserisce in un dibattito estremamente complesso, di cui io però eviterò i problemi e quindi mi risparmio, che è quello della genesi dell'alfabeto, perché ovviamente poi l'interesse sta tutto lì, però insomma le cose sono complesse, le teorie non c'è un'unanimità insomma di visione, e io questo problema lo lascerò casomai alla discussione a pranzo, oppure non lo so, insomma, ecco, evitiamo di farlo così pubblicamente. Ecco, noi ci troviamo, questa è una piantina, cioè, per visualizzare il contesto, diciamo così, politico, perché il contesto politico ha una sua forte rilevanza nella pratica scribale. Questa è la cartina posizionata sul XIII secolo a.C., Ugarit sta qui, si posiziona quindi all'interno del dominio ittita, nel XIII secolo a.C., ma se già noi avessimo preso una cartina con l'indicazione della sfera politica di qualche tempo prima, avremmo visto, un secolo prima, avremmo visto che Ugarit si posizionava invece all'interno del dominio egiziano, no? In più abbiamo ovviamente gli Assiri e Babilonia, e come voi sapete l'archivio di Tell el Amarna, insomma, queste sono nozioni ben note, però insomma, è bene richiamata alla mente, ci documenta come il babilonese, quindi la scrittura cuneiforme sillabica babilonese, fosse la lingua internazionale, la lingua d'uso, e siamo a conoscenza in tutta quest'area della circolazione di scribi, di materiale di insegnamento linguistico, per ritornare alle nostre prassi di insegnamento. Su tutta quest'area del cuneiforme accadico diciamo, componente babilonese. Ecco, questa, quindi soltanto per richiamare alcuni elementi noti che però vanno tenuti presenti quando poi andremo a guardare l'alfabeto di Ugarit. La pratica scribale levantina nel secondo millennio a.C., nel tardo bronzo, in particolare, quindi nella seconda metà del secondo millennio a.C., si pone quindi sotto questa duplice tradizione scrittoria, questa duplice importantissima, entrambe importanti tradizioni scrittorie, che sono quella del cuneiforme babilonese, del cuneiforme accadico, diciamo in genere, e quella invece della scrittura egizia. Entrambe queste tradizioni circolavano nella costa levantina, cioè sono ovviamente noti molteplici documenti nella costa levantina, in tutta questa costa levantina, per dominio di influenza dell'Egitto, per utilizzo, per scambi commerciali, per mille motivi, sono ben noti appunto nelle città della costa documenti dell'uno e dell'altra specie, cioè documenti iscritti in geroglifico e documenti iscritti, tavolette iscritte in babilonese. E ovviamente queste due grandi tradizioni scrittorie hanno probabilmente, questo logicamente, probabilmente, diciamo sì, secondo logica, hanno un pochino
impedito a quello che invece sembra essere stata una antica invenzione, tra virgolette, quello dell'alfabeto, l'invenzione appunto dell'alfabeto, di diffondersi con quello che, secondo la nostra logica, appunto, direbbe, beh, è un'invenzione così intelligente, è una modalità scrittoria così intelligente che avrebbe dovuto prendere piede in un battibaleno, insomma, no? E invece non lo fa. Ritengono anche altri, insomma, che nonostante i vantaggi di economia scrittoria, diciamo così, l'alfabeto non ha trovato, non si è così immediatamente imposto, probabilmente proprio perché le due tradizioni, quella del cuneiforme e quella del geroglifico, erano così importanti, diciamo così, da costituire un tappo, diciamo, no? Alla pratica scrittoria dell'alfabeto. Bene, questo così a livello, diciamo, di introduzione storica. Queste due tradizioni però sono attestate, diciamo, la tradizione dell'Egitto e, questo era, sì, queste sono le tradizioni scrittoriche, come vedete, nella costa levantina. Queste due provengono, sono due tavolette che provengono o vanno, diciamo, sono tutte e due, sono state ritrovate oppure provengono. Una è stata ritrovata in Egitto, ma proviene dalla costa levantina, è la lettera appunto di Aziru, che è il sovrano di Amurru, figlio di Abdiashirta, eccetera. E l'altra invece è una delle tavolette ritrovate ad Ugarit, dopo lo vedremo meglio, che però non sono scritte in ugaritico, appunto, ma sono scritte nella lingua ufficiale del tempo. In questo caso è ovviamente scritta in babilonese, perché l'autore di questa lettera non è di Ugarit, ma è appunto il sovrano Ittita, e quindi lui scrive nella lingua internazionale. Dicevo, le due tradizioni, quella egiziana e quella cuneiforme, hanno influito e sono presenti nella costa levantina anche poi dopo, con delle scritture alfabetiche lineari. La prima tradizione è quella che si trova nelle iscrizioni cosiddette proto-sinaitiche, e questi sono alcuni esempi. Si tratta di una scrittura non geroglifica, ma alfabetica a tutti gli effetti. Sono state ritrovate poco più di 30 di queste brevi iscrizioni, spesso frammentarie, alcune non del tutto leggibili, quindi sono un po' problematiche. Sono conosciute da più di un secolo. Nei primi anni del Novecento sono state ritrovate, sono state iniziate a essere studiate, se non sbaglio, nel 1915-16, in quegli anni lì, presso una miniera nel Sinai, e per questo chiamate appunto proto-sinaitiche. Il contesto archeologico, essendo di miniere, non è ben definibile. Si è discusso molto sulla datazione. Alcuni le datano in maniera molto alta, vengono datate fino al 1600 avanti Cristo, altri le datano invece in maniera più bassa, eccetera, insomma c'è discussione. E in ogni caso una derivazione dai segni geroglifici nel loro utilizzo però di monoconsonantico è chiara. Ecco, queste sono l'iscrizione, queste qui sono ben note appunto da più di 100 anni. Questa invece è un'iscrizione, sono due iscrizioni ritrovate a Wadi El Khol, che sono state ritrovate recentemente in un contesto archeologico più chiaro e pertanto databili al XVI secolo avanti Cristo. Questo, diciamo, con purtroppo per Garbini, insomma, testimonia l'antichità di queste iscrizioni precedenti al Fenicio. Questo lo dico così per alcuni che conoscono le teorie del Garbini. Dicevo, la cosa importante è appunto che i segni di queste iscrizioni sono di certo influenzate da alcuni segni del geroglifico, ma
appunto vengono adoperate con un principio diverso. È stato dimostrato che oramai, insomma, bene o male tutti ci credono, che il principio sia quello dell'inizio della parola, per cui se indipendentemente ovviamente dalla lettura in egiziano non è niente, no? Cioè se il segno, indipendentemente da che cosa in egiziano potesse essere usato, delle volte addirittura usato come biconsonante, eccetera, ma quello non interessa, rappresenta ad esempio una mano, la mano in lingua semitica, appunto, non più, cioè si pronuncia in ebraico kaf o quello che sia, allora viene rappresentata per la prima lettera della pronuncia e per cui rappresenta appunto la kaf, quello che sia. Ecco, questo dovrebbe essere il principio. Questo principio, appunto acrofonico, è stato sostenuto oramai da decenni ed ha permesso di interpretare qualcuna delle iscrizioni. Ho ripreso questa tavola dallo studio, è uno dei più recenti, lo vedete citato giù, dove lui analizza tutte le lettere delle proto-sinaitiche e la derivazione dai segni egiziani. Per cui, ecco, in questo caso qui, ad esempio, a parte alcune lettere di difficile decifrazione, questa di Wadi al-Kol è ancora dubbia se si legge in un verso o nell'altro. Ah, qui ci sarebbe da fare una parentesi sul verso di lettura, ovviamente, di queste iscrizioni, va bene. Ma in questo caso sarebbe mt, no? La mem, quindi mt, e poi la lamed a b al t. E questa è, diciamo, stata la chiave. Questa sequenza di segni, questa qui, è stata ritrovata, questi cinque segni, più di una volta nelle iscrizioni. Qui si ritrova ad esempio la stessa sequenza, qui c'è una ayin, e sarebbe alla signora, questa sarebbe la traduzione, con adesso non so, mat dovrebbe essere con un'assimilazione mattan, dono alla signora, donato alla signora, tenendo presente che queste dovevano essere appunto dei voti, dei doni votivi alla dea. E questo per quanto riguarda la parte, diciamo, dell'influenza dell'Egitto. Però esisteva una tradizione, diciamo così, scrittoria con degli altri simboli, talvolta ripresi, ma non sempre ripresi in maniera esatta, propria, diciamo così, nella zona levantina e che vengono chiamate solitamente proto-cananee. Proto-cananee, alcuni le chiamano proto-cananee in genere, altri le chiamano proto-cananee e paleo-cananee, dipende dalle traduzioni, insomma. Proto-cananeisce e alt-cananeisce in Schrift. Ecco, queste sono, diciamo, quelle più antiche, riprendono lo stesso principio. Questa dovrebbe essere quindi una kaf, la mano, questo dovrebbe essere una lamed, e questo dovrebbe essere la bet, la casa, insomma. Anche se io ho qualche dubbio, potrebbe anche essere una nun in teoria, però insomma, kalb funziona come animale, come l'agnello, insomma. Molto famosa le datazioni di queste iscrizioni proto-cananee è ancora più discussa rispetto alle precedenti, per la mancanza talvolta di un contesto archeologico chiaro. L'unica chiara è questa qui, che presento, questa giara di Lachish, dove questa iscrizione è molto famosa perché è stata anche molto speculata in merito. Qui c'è un buco a come ricostruire questo lì in mezzo, eccetera, ma va bene. E anche da qui, come vedete, è stata riletta come la precedente. In questo caso sarebbe, no? Mem-t-n, mattan, e poi c'è un separatore di parola, tre puntini, non so se si vede, forse si vede, no? Sì, benissimo. Bene. E poi sh, e qui non va bene, c'è il buco, e da quest'altra parte
continua e c'è Aleph, Lamed, Ti e Lat, il Ta, il Tu, a seconda di lato, a seconda di come poi uno pronuncia, e qui avremo la Dea su questo albero, su questo albero, segno di fertilità, eccetera. Quindi questa è diventata, ecco qui, lo vediamo dal vivo, diciamo, e questa giara è diventata molto studiata proprio perché da lì si sono fatte poi tutta una serie di speculazioni su chi fosse la divinità, sull'iconografia di questa giara, eccetera, che però io risparmio all'uditorio. Molto interessante qui è la separazione, appunto il separatore di parola, che diventa utile nelle iscrizioni semitiche, in quanto scrivendo solo le consonanti ovviamente diventa molto più difficile la scrizione continua a sapere dove si interrompe la parola, perché non ci sono le vocali che danno una lettura precisa della parola, per cui poi dopo alcune consonanti sarebbe tutto più complicato, insomma. Quindi il separatore di parola, come vedete, è molto antico e sarà anche in utilizzo per molto più di tempo. Questo è un alfabetario sicuramente molto più recente, si riesce a vedere qua una sequenza purtroppo non del tutto completa, no? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Tet, Het, qui, eccetera, Tet e via discorrendo, Nun fatta un po' stranina, eccetera. E questo è diciamo la seconda parte della tradizione, quindi queste delle proto-cananee, partendo dalle più antiche arrivando un po' verso le proto-recenti, quelle più recenti. Queste sono le più recenti ancora e alcuni appunto non le chiamano più queste iscrizioni qui proto-cananee, ma invece paleo-cananee, e Garbini le chiamerebbe proto-fenice invece, quindi, anzi fenice, punto, senza il proto. E sono più recenti, probabilmente già siamo nell'undicesimo secolo, già siamo, però per completezza le ho date. Il numero di queste iscrizioni note non sono moltissime, saranno anche qui le proto-cananee, quelle precedenti, penso non più di 30. Le punte di freccia invece sono molte, le punte di freccia sono una cinquantina, di cui però l'80% viene dal mercato antiquario. Quindi possiamo dire che la metà sono false, non lo so, vabbè. È molto probabile, insomma. Queste che vedete qui non provengono, sono quelle poche che non provengono dal mercato antiquario, e come vedete la grafia è molto più evoluta, molto più simile al fenicio. Qui ci sono dei tratti, questa bet, se la guardiamo di qua, insomma, è tutta un'altra cosa rispetto, ed è molto più vicina, oserei dire che è fenicia, insomma, no? Anche questa bella lame, eccetera. C'è un tratto invece più antico, c'è questa Ain col puntino, c'è l'occhio proprio con la pupilla, insomma, c'è l'Ain col puntino, che invece richiama le proto-cananee più antiche, eccole, vedete qua, eccolo qua. E qui questa Mem molto verticale, insomma, anche questa è molto antica. Shin, Shin, Pal, e qui c'è il separatore di parola, anche, è 1 e 2, invece dei puntini c'è proprio una linea come separatore di parola. E che le proto-cananee siano arrivate, insomma, al fenicio è del tutto evidente. All'interno di queste due tradizioni arrivo ad Ugarit, egiziane appunto, e della costa cananea. Ugarit ha trovato una sua, diciamo così, organizzazione della scrittura. Si dibatte questo per farci vedere dove si trova Ugarit, e si dibatte, diciamo così, sulla genesi dell'alfabeto ugaritico. Forse ci porta via un po' di tempo, però diciamo fino a pochi anni fa si riteneva l'alfabeto ugaritico fosse una creazione del XIV secolo a.C. Adesso Pardee, Boldreuil
ed altri, Stefani Dalix, eccetera, hanno proposto che fosse invece un'invenzione del XIII secolo a.C. su una base di un ritrovamento di una tavoletta con un colofone e il nome di un re, eccetera, eccetera. Però, per farla molto breve, alcuni ancora, ad esempio Vita, eccetera, ancora dicono che non è così perché ci sono altre testimonianze che farebbero propendere, soprattutto a Camille Desloz, eccetera, che farebbero propendere per una datazione appunto del XIV secolo. Lasciamo stare la discussione, prendiamo XIV-XIII secolo fino al 1190 più o meno, distruzione di Ugarit, quando viene distrutto appunto la città e la scrittura non si adopera. Ecco, la città di Ugarit di certo propone, si inventa questo alfabeto e questo alfabeto, ecco, questo è il sito dove poi vi farò vedere dove sono state trovate le migliaia di tavolette rinvenute ad Ugarit. Propone questo alfabeto che è un alfabeto che riprende da una parte la tradizione scribale babilonese, cioè cuneiforme, dall'altra la tradizione lineare, perché le forme cuneiformi riprendono, assomigliano e sono semplici rispetto, appunto, sono molto simili rispetto, poi dopo ne farò vedere qualcuna, alle forme lineari. Quindi diciamo che coniuga entrambe le tradizioni. Di certo più forte sembra essere la tradizione babilonese, appunto, per cui il supporto che ha dato, diciamo, l'invenzione di questo sistema di Ugarit è quello cuneiforme, quindi l'apporto, diciamo, predominante della scuola della tecnica scribale è quella babilonese. È un'invenzione locale perché, tranne una decina di testi, tutte le tavolette, le migliaia appunto di tavolette conosciute, sono state rinvenute lì, o ad Ugarit o vicino ad Ugarit, comunque in un palazzo di pertinenza del re di Ugarit, quindi insomma, è una scrittura locale. Anche se probabilmente l'intenzione da parte di chi lo ha messa in uso era quello di farne non solo una lingua locale, ma di fatto così è rimasta. Ecco, nella costa levantina, quindi noi non abbiamo una entità politica tale che ha potuto generare un alfabeto in quest'epoca, che ha potuto generare un alfabeto che si è imposto in tutta la zona. Nel XIV secolo a.C. noi abbiamo una serie di piccoli regni, tutti sottomessi a un grande regno, Oittita, eccetera, per cui non c'era la possibilità, diciamo, di imporre una propria tradizione. E questo network di piccoli regni è il motivo per questa esistenza di varie scritture alfabetiche nel secondo millennio avanti Cristo. Il principio alfabetico inventato ad Ugarit, appunto, riprende queste due tradizioni. Probabilmente già sapete, gli scavi ad Ugarit sono iniziati nel 1929, dopo che nel 1928 un contadino stava scavando e l'aratro, insomma, ha sbattuto su un sasso, su una grande pietra. Avrà detto le parolacce perché l'ha spuntato, per levare la pietra, scopre la tomba e da lì ruba ovviamente quello che c'è da rubare, e i reperti arrivano dove non dovrebbero arrivare, cioè i francesi che ovviamente erano, beh, era mandatario francese, la Siria all'epoca era sotto mandato francese, quindi vanno e trovano questa necropoli, quindi non trovano Ugarit, trovano Mitet El Beidat, la necropoli di Ugarit, con dei reperti meravigliosi, soprattutto ceramica micenea, cipriota, iscrizioni in geroglifico, eccetera. Poi dopo si spostano sul Tell e hanno la fortuna, iniziano a scavare appunto sull'acropoli e hanno la strafortuna che nella prima campagna di scavi scoprono l'archivio del cosiddetto grande sacerdote,
mega fortuna, e quindi già nella prima campagna di scavo riescono a tirar su un lotto di varie decine di testi scritti con una scrittura appunto in cuneiforme che immediatamente viene intesa come alfabetica, perché tutti i segni, il numero dei segni, l'inventario dei segni era 30 e quindi non poteva esserci una scrittura di tipo sillabica. Dal 1929 le campagne di scavo si sono susseguite ogni anno tranne durante la guerra e subito dopo la guerra, e sono state rinvenute più o meno 4.500 oggetti inscritti, non tavolette, oggetti inscritti, di cui molti frammentari. Di questi un po' più della metà sono scritti in cuneiforme a carico e un po' meno della metà, un bel po' meno della metà, in alfabeto locale ugaritico, ma sono ovviamente attestati anche l'egiziano, l'urrita, l'ittita, il sumerico e il cipro, anche la sì, perché ovviamente non perché le abbiano scritte lì, ma per importo, quindi pezzi di importazione, commercio, eccetera. Quello che veniva scritto lì in loco era di certo a parte l'ugaritico, il cuneiforme babilonese e il sumerico, per ovvi motivi, insomma, perché per imparare il cuneiforme bisognava sapere anche il sumerico, e abbiamo l'attestazione anche di testi scolastici, quindi anche qui di come si studiava. Ci sono una dozzina di archivi più testi vari. Qui ne ho indicati alcuni. Questa è la grande zona del Palazzo Reale e ne sono stati ritrovati 4, mi pare, all'interno, 4-5 all'interno del Palazzo Reale di archivi. Qui in mezzo, vicino, in mezzo ai due grandi templi, c'è la casa del Gran Sacerdote, dove nella prima campagna di scavi è stato trovato il primo lotto di tavolette, ma poi sono moltissimi anche in zone private, in zone residenziali. Qui nella casa di Urteno è stato trovato il più grande forse archivio, circa 500 tavolette non ancora edite nella forma ufficiale, ma sparse qualcune qua e là. Un altro archivio anche qui nella zona sud dell'Acropoli, anche qui moltissimi archivi, e gli archivi hanno caratteristiche diverse. Nel Palazzo Regale aumentano, diciamo, hanno predominanza i testi di tipo amministrativo, quindi o economico, razioni, liste, tutto quello che riguarda l'economia, oppure la corrispondenza politica. Pochi sono i testi legali scritti in ugaritico, perché la maggioranza dei testi legali sono in accadico. La biblioteca del Gran Sacerdote merita una nota a parte, perché appunto sono stati ritrovati i famosi, già nelle prime campagne di scavo, i famosi testi mitologici, da cui poi c'è stata tutta lo studio e il paragone con la Bibbia. Molto interessante è anche qui un archivio, un duplice archivio su una medesima casa, in cui da una parte sono stati trovati in una zona, diciamo, di questa casa, è una doppia casa, in una zona sono stati ritrovati tutta una serie di testi che riguardano gli ex ispici, testi di tipo religioso mantico, e invece in un'altra zona sono stati trovati dei testi di tipo scolare e prevalentemente in accadico. Quindi sembrerebbe, insomma, che questo edificio potesse essere da una parte una scuola e era un professionista, da una parte insegnava e dall'altra parte eseguiva ciò che insegnava, era un sacerdote o un professionista sacerdote, insomma, non si capisce, le due cose vanno un po' insieme. Tenete sempre presente che quando noi parliamo di sacerdote dovremmo, a questo tempo e in questi luoghi, dobbiamo fare una traduzione rispetto a quello che noi abbiamo in mente, perché
il sacerdote come lo pensiamo noi, non esiste. Lì il sacerdote era un delegato del re, faceva parte dell'amministrazione di palazzo, insomma era un professionista pure lui, uno specialista che poteva essere licenziato. Non è il nostro sacerdote. E poi, appunto, come dicevo, la casa di Orteno, dove sono state trovate moltissime tavolette, si parla di più di 500, la maggioranza in accadico, ma anche molti altri testi in ugaritico. Queste sono le prime tavolette scoperte, la numero 1 e la numero 2. La prima è una lista di sacrifici, per cui diciamo, non è molto interessante da leggere. La seconda invece è un testo rituale dove vengono specificati tutti appunto i rituali, tutti, una serie di rituali. Come vedete sono tavolette in tutto sommato in ottimo stato di conservazione rispetto insomma ad altri ritrovamenti. Sì. Volevo far vedere, questa è sempre un'altra tavoletta, il numero davanti a RS all'inizio indicava la campagna di scavo, quindi anche questa è stata ritrovata nella prima campagna di scavo del testo 51, in cui più o meno 70 testi di bronzo che sono stati ritrovati all'interno della casa del San Sacerdote, del Gran Sacerdote, ed era un lotto di bronzi. Molti non utilizzati, per cui di certo non erano di uso, ma erano doni votivi, erano doni fatti appunto a qualcuno. E questa è importante perché questa sequenza ha permesso di, questa insieme alle altre, ha permesso il deciframento della lingua ugaritica, perché questa sequenza si rincontra più volte negli oggetti del medesimo lotto, talvolta con davanti un altro segno, qui non c'è, noi adesso la conosciamo e quindi leggiamo Rabu Ko Hani Ma, e davanti c'era una Lamed, una L, e siccome ricorreva sempre uguale più questa L, hanno detto questa dovrebbe essere la preposizione del dedicante. E da lì hanno detto qual è la preposizione che si dice a del dedicante e hanno cominciato a ragionare in questi termini. All'inizio pensavano a alcune forme ana, eccetera, però invece poi non è stato detto. Comunque, diciamo, questo oggetto è particolarmente interessante per la storia anche della decifrazione delle cuneiforme. La decifrazione delle cuneiforme sono iniziati con questo, poi con la supposizione dei nomi, eccetera, e si è andati avanti. Che tipi di testi sono stati trovati in cuneiforme alfabetico di Ugarit? Abbiamo moltissimi testi, la maggioranza di tipo amministrativo o economico, più di 1000 tavolette, si tratta solitamente di brevi testi, questo è un'eccezione che è così lungo, di uso amministrativo e tiene conto, diciamo così, dell'amministrazione. In questo caso si tratta di una lista di funzionari che erano in servizio nel mese di, e poi si fa tutto l'elenco di tutto quello che devono ricevere. E qui c'è tutta una serie di nomi di persona con i rispettivi sottomessi, diciamo, sottordinati, eccetera. Pochi testi giuridici e alcuni però sono molto interessanti, come questo qui. Questo è un testo estremamente interessante per la cultura perché attesta l'istituzione nella casa, diciamo, Muwa, uno, di una confraternita cosiddetta Marziku, e lo leggiamo proprio qui, M-R-Z-H, quindi questo è il Marziku, che quindi del Kat-H. E qui il nome della persona, Sham, no? E poi qui c'è il separatore di parola, B-B-T-O, quindi nella sua casa. E qui c'è il separatore di parola, anche questo è molto interessante. Insomma. E questa è l'istituzione di questa confraternita, è un testo in cui si dice
perché gli è stato concesso appunto il mazzio in quella casa, che non gli può essere tolto e che altrimenti si deve pagare, eccetera. Altra lettera importante è la lettera che il re di Tiro ha scritto al re di Ugarit, e probabilmente questa è una traduzione conservata appunto nell'archivio di Palazzo come corrispondenza epistolare. Più di 100 lettere sono state conservate, talvolta spesso anche in traduzione di originali che probabilmente erano scritti in accadico. Poi i testi scolastici con le liste per imparare appunto e questo sono molto interessanti perché sono plurilingue. In questo caso abbiamo sumerico a carico, che urrita, e addirittura ci sono anche quadrilingue con l'ugaritico. Infine i testi letterari, che non sono tantissimi, sono più o meno 180, ma di questi testi letterari, religiosi, eccetera, grande eco hanno avuto i testi mitologici. Questo è uno dei testi mitologici, la quinta tavoletta del ciclo di Baal, nel combattimento tra Baal e Moth, il dio della vita e il dio della morte, per semplificare, insomma, il dio dell'uragano, Baal e Moth, la morte divinizzata. Questa è una delle tavolette purtroppo ridotta male. E si vedono che sono testi un po' diversi perché queste tavolette, questa dei testi letterari, questa dei testi mitologici, sono di grande formato e non sono piccole come queste qua, ma sono di grande formato, come vedete, divise in colonne, scritte davanti e dietro, quindi questa tavoletta ha 6 colonne, 3, 3, scritte davanti e dietro, e quindi probabilmente servivano, ci si domanda, forse anche come scuola. Arriviamo all'alfabeto. Ah, dovrei dire, però vedo che l'alfabeto ugaritico è stato utilizzato anche per scrivere altre lingue, però non ha avuto successo. È stato utilizzato per scrivere l'Ufrita, che ci vorrebbe qui Giulia Torri o qualcun altro, insomma, per parlarne. Però, insomma, adesso noi ci soffermiamo sulla lingua ugaritica scritta in ugaritico. Questa è una tavoletta scoperta negli anni 50. Sì, nel 55, ed è un alfabetario, quindi noi abbiamo adesso la sicurezza di tutto ciò che è stato scoperto, perché qui c'è tutto l'alfabeto completo nell'ordine in cui all'epoca si studiava. Potrete notare, sicuramente qualcuno, che l'ordine è quasi quello delle lingue semitiche note, dell'ebraico, del fenice, eccetera, Aleph, Bet, Gimel. Questo è perché in ebraico non c'è, poi Dalet, Hepha, Zain, Het, Tet, Yod, Ka. Ecco, la Shin non sta al posto suo, però insomma, per il resto è diciamo, come l'ebraico, come il fenicio, eccetera, più alcune lettere appunto che non si ritrovano nelle alfabetari del primo millennio avanti Cristo. Una cosa interessante sono le ultime tre lettere che probabilmente, come si vede, sono aggiunte, perché gli alfabeti fenice, ebraico, aramaico, eccetera, finiscono con la tau, e così come in greco, no? Dopo la tau hanno messo un po' di lettere che gli servivano a loro, e qui hanno aggiunto queste tre, gli ultimi tre segni sono aggiunti, quindi probabilmente queste sono invenzioni locali. E sono invenzioni locali, servono alcuni, i primi due, questo Aleph I, Aleph U, perché la Aleph di inizio parola, che era un po' strana, insomma, bisognava indicare anche la pronuncia, probabilmente soprattutto per i nomi stranieri. E allora si è unito alla, diciamo, classica pronuncia A dell'Aleph, si è unito un altro tipo di pronuncia, per quando si dovesse pronunciare I o E e per quando si doveva pronunciare O o U. L'utilizzo di questo primo segno viene anche per quando è invertito, cioè quando c'è vocale Aleph e non Aleph vocale. Per cui quando una parola finisce vocale Aleph, allora veniva adoperato questo indipendentemente. L'ultimo sembra essere un allofono del sigma per alcune parole straniere, pronunciato probabilmente come su.
altrettanto interessante proprio per l'analisi, no, volevo far vedere questo, ecco, per l'analisi dell'alfabeto è stato questa scoperta, scusate, mi ho invertito, questa nel 1955, quella precedente nel 1948, questa di una tavoletta con due colonne in cui alla lettera ugaritica è associata la traduzione, tra virgolette, la resa, sarebbe da dire meglio, la resa in accadico, per cui alla A, Aleph A ugaritico c'è il segno A accadico. Alla bet, alla ba ugaritica c'è il be accadico. Quindi noi abbiamo anche, diciamo così, un'interessante traduzione del tempo. Purtroppo la tavoletta è frammentaria, per cui non abbiamo la traduzione di tutte le lettere, insomma. Però questa è estremamente interessante. Torniamo alla questione invece dei segni e la derivazione dell'alfabeto ugaritico dall'alfabeto lineare, per cui sembra esserci priorità dell'alfabeto lineare, proto-cananeo e proto-sinaitico, rispetto all'alfabeto ugaritico, sembra accertata perché è stato sostenuto, è iniziato a essere stato sostenuto negli anni 70 e da allora ha trovato sempre più sostenitori, che alcune lettere dell'ugaritico derivino la loro forma dagli alfabeti lineari, tramite, ad esempio, i cunei messi in maniera ortogonale rappresenterebbero la curva, oppure, insomma, ecco, questa è l'idea. Qui ci sono una serie di passaggi e uno degli ultimi studi è quello fatto da Dietrich Loretz, i quali sostengono che ci sia, e poi dopo dopo, insomma, devo andare di corsa, però ci ritorniamo un attimo con un rapporto anche tra gli alfabeti sud-arabici, perché nella Siria-Palestina esisteva, abbiamo testimonianze dell'esistenza di due tradizioni scribali diverse, quelle parlanti in loco, appunto, del cananeo, eccetera, e quelle invece di tradizione sud-arabica, che trovate di qua. E Dietrich Loretz alla fine sostengono, ma alcuni invece non sono d'accordo, sostengono prevalentemente la derivazione delle proto-cananee e proto-sinaitiche, sostengono che alcune lettere siano di derivazione delle proto-cananee, quindi la loro forma delle proto-cananee e proto-sinaitiche, ma più che altro proto-cananee, e altre invece nella forma dell'arabico. Alcune sono convincenti, ad esempio G e G sono molto convincenti, la He sembrerebbe essere molto convincente anche questo, anche se io delle volte ho dei dubbi perché, cioè delle volte, io ho dei dubbi, alcune volte bisogna vedere bene anche l'orientamento. In quanto la forma fenicia ed ebraica solitamente è girata di 90 gradi rispetto alle proto-cananee, ma proprio c'è stata un'evoluzione, anche la mem che abbiamo visto prima, eccetera. Mentre qui sembrerebbe essere orientata secondo la forma tarda, non secondo la forma antica, insomma. Per cui questa qui, insomma, noi avremmo più che altro quest'altra, insomma. Però, vabbè. Altre invece sono abbastanza evidenti, come la Bazzaine, eccetera. Anche la Het, che poi non esiste, diciamo così, questa A in fenicio, però l'attestazione delle antiche iscrizioni è a tre, di solito il cancello con tre, e quindi sono tre anche qui. Quindi alcune volte rende molto, altre volte ad esempio la Mem, anche qui c'è lo stesso problema della He, dell'orientamento, perché la Mem antica non era orientata così, no? Ma era così o addirittura così, ma non alla fenicia, insomma. Questa assomiglia molto alla Mem fenicia, ma ad Ugarit, la Mem fenicia, questo tipo qua, non esisteva ancora. In ogni caso,
altri, ad esempio questo allofono della sin è evidente, no? La sin fenicia fatta così, con tre orizzontali e la linea che taglia, i tre orizzontali, se voi lo andate a vedere qua, no? Eccolo qui. E i tre orizzontali che tagliano, insomma, no? È abbastanza evidente. Questo ve l'ho fatto vedere. Passiamo velocemente, sarebbe da far vedere, ecco, agli altri, prima di quell'altro, passiamo ad Ugarit. Sono stati ad Ugarit e fuori di Ugarit sono stati ritrovati anche altri alfabeti, ed è questo che vi avevo già anticipato prima. Una serie di iscrizioni del cosiddetto alfabeto corto, ed un'altra, questa è l'unico alfabetario che c'è, con un alfabeto che ha la sequenza, non ha sia una sequenza diversa, e anche la forma dei segni diversi, ha una sequenza che non rispetta le scritture cananee che conosciamo, quindi l'ebraico, fenice, eccetera, ma invece rispetta l'ordine delle antiche scritture sudarabiche, che inizia quindi con Hel, Hm, eccetera. E c'è da dire che questo alfabeto qui, cioè con la sequenza delle lettere sud, insomma, meridionali, non conosciamo testi scritti in una lingua di questa, cioè c'è la sequenza, ma non c'è nessun testo scritto di questa lingua. Quindi non c'è testimonianza che si parlasse questo tipo di lingua. Probabilmente si era venuti a contatto con qualcuno che utilizzava quel tipo di sequenza, cioè nessuno parlava, non c'erano parlanti di quella lingua, perché noi non abbiamo testi scritti in quella lingua, eh? Abbiamo solo questo abecedario, ma non abbiamo testi scritti. Notate che anche la forma di alcune lettere qui è abbastanza anomala, ad esempio la Shin è rovesciata di 90 gradi, per ritornare questa qui. I tre così, insomma, sono messi così. Se li vedete qui. No, qua non li vedete perché stanno dietro. Andiamo a vederli di qua. Nemmeno. Li dobbiamo andare a cercare in una tavoletta a questo punto. Qui sono messi così, eh? Sono messi in su, mentre invece qui purtroppo stanno dietro, perché continua qui dietro, e quindi non li possiamo vedere, e qui invece li abbiamo messi così, eh? Quindi c'è un'anomalia, diciamo così, dei segni. Ecco, ci sono stati ritrovati questo tipo di alfabeto e quest'altro tipo di alfabeto. Questo è un alfabeto in cui si mischia la scrittura alfabetica cuneiforme con un minore numero di segni, viene chiamato alfabeto corto. Per alcuni ha influsso, appunto, cioè andrebbe letto alla maniera fenicia. A, G, N, ecco, questo andrebbe letto così, Z, Pa, Al, questo è un verbo fenicio, Pa, Al. No? Quindi andrebbe letto diciamo così, alla fenice. Questi sono alcuni. Purtroppo ne abbiamo pochissimi di questi testi con l'alfabeto corto, quindi è ancora un po' discussa. La cosa quindi sembrerebbe che all'interno della Siria Palestina ci fosse una circolazione di queste tradizioni. E ci si domanda appunto quale fosse l'utilizzo e la diffusione di questi alfabeti. Di certo l'ugaritico appunto è della lingua locale, ma c'era conoscenza di tutti, c'era questo network di piccoli regni, aveva portato una conoscenza di tutte queste tradizioni scribali. Arrivo all'ultimo punto, che è la diffusione appunto dell'alfabeto ugaritico. Questo dovremmo metterlo, non c'è nel sito, ma lo farò. E la diffusione dell'alfabeto ugaritico ad Ugarit quasi tutti, e
più una decina di altri testi, ne sono ritrovati mi pare due a Cipro, uno a Telsukas, due qua a Camideloz, no? Poi a Sareta, è quello che vi ho fatto vedere prima, Monte Tabor, Attana, Bet Shemesh, uno con alfabeto corto, quindi è alfabeto cuneiforme ma corto, e Arashamra, ok, queste Ugarit, eccetera. Quindi queste sono, diciamo, i ritrovamenti dell'alfabeto ugaritico. Gli altri, con gli altri segni, sono appunto le proto-cananee oppure le proto-sinaitiche che stanno più giù, eccetera. Poi qui ha segnato anche le paleo-cananee, le paleo-ebraiche, ma va bene. Ecco, questo per vedere, diciamo, un pochino, molto velocemente, la diffusione. Particolare interesse ha suscitato i ritrovamenti nell'antica Cumidi, no? Camideloz, perché qui sono state ritrovate sia testi in accadico, in cuneiforme accadico babilonese, sia testi due frammentari molto molto piccoli, uno su una giara, sul manico della giara ci stanno tre segni, non è che sia il massimo, però sono in alfabeto cuneiforme ugaritico, insomma, no? Poi un altro piccolo iscrizione, e sono attestati anche una serie di quattro tipologie diverse di segni in alfabeto lineare sulle anfore, tutte quindi nello stesso, non nello stesso posto, nello stesso sito, ma non nello stesso luogo archeologico. Quindi anche qui c'è la compresenza di più tradizioni scribali, perché c'erano segni lineari, c'erano segni cuneiformi alfabetici e molti invece accadici. Camideloz o Cumidi, l'antica Cumidi, a seconda nome moderno o antico. Siccome questi testi sono datati nel XIII secolo, eccetera, avanti Cristo, si pensa che per arrivare lì, eccetera, insomma, si pensa che l'alfabeto di Ugarit doveva essere conosciuto già prima. Termino con l'ultima diapositiva, che è un ritrovamento che io ho scoperto in verità poche settimane fa, non sapevo nemmeno io l'esistenza, di un frammento di osso ritrovato in Grecia. Quindi questo non sta nella piantina, perché quando c'era quella piantina ovviamente non era stato ritrovato, e si discute, io l'ho scoperto veramente da un paio di settimane, perché ho letto l'articolo di Tropper, che c'è scritto 2010 ma è uscito un mese fa, forse un mese fa, no, però tre mesi fa, insomma, c'è scritto 2010 ma non è assolutamente il 2010, perché non ero a conoscenza di quest'altro, non ero a conoscenza, quindi... Secondo lo scopritore, mi ero segnato, questo testo doveva essere letto, adesso non trovo più il foglio, ma va bene, non importa, mi ricordo più o meno, lo interpreta come dei segni numerici, perché non sembra avere forma di, come segni numerici, e quest'ultimo come due segni quasi sovrapposti, come se fosse una scia, un intendentale palatale. Però invece è stato subito criticato, in quanto lui lo legge da sinistra a destra, mentre invece secondo Tropper e vari altri, ho visto che è in buona compagnia, cioè lui poi dice che subito anche nei blog, come si fa, è stato criticato, andrebbe letto da destra a sinistra e quindi secondo l'alfabeto corto. Alcuni testi di questo alfabeto corto si possono leggere a rovescio, e quindi questa dovrebbe essere una mem rovesciata. Lui si domanda se anche qui noi abbiamo una shin rovesciata, secondo quelle, Tropper si fa tutta un'altra, e poi, oppure una, io a prima vista avrei detto la ayin, questa qui, che è un segno solo,
Però l'orientamento del segno dell'Ain di solito è diverso. Quindi no. Però io avrei detto. Ma è lungo, il Gimel è così. Ci sono due modalità di incidere la tavoletta. Questo no? È inciso in un modo, l'altro è inciso nell'altro, è diversa incisione. Insomma, questo segno qua è molto complicato. E poi, secondo lui, qui è un frammento di L e questa è una A, i due segni della Aleph A. Il primo, questo qua. Ovviamente è tutto rovesciato, leggerlo da destra a sinistra. E quindi lui lo farebbe come M, sh, qui, qui non lo so, e poi A, letto alla fenicia, massa, L a qualcuno, dono a. Io vi riporto quello che dice proprio. Questo è stato scoperto nel 2003, mi pare. Mi pare di sì. Sì. Mi pare di sì. Il problema. Sì, fine XIII secolo, quindi 1200 più o meno. 1200 avanti Cristo, ma ovviamente è un importo, non è che qualcuno lì scrivesse questa roba. Oh, tra l'altro. Sarebbe un po' assurdo rovesciarlo. È un momentino così, il fatto di leggere da destra a sinistra, da sinistra a destra, se uno capovolge l'intera cosa cambia la prospettiva. È un problema di come sono incise Ah, le sì, rune. si può metterlo così, però certo questa sarebbe quindi la mem uguale. Se questo è un Ain, come lo giri, lo giri e va benissimo, e questo ovviamente non sarebbe più una A. No, perché no, girandolo devo girare anche il segno nella lettura. Forse il computer, esatto, dicevo il computer ce lo fa. Grazie. Faccio così? Ma non così, così. È Ma io dicevo così, proprio, di ruotarlo completamente, di così? capovolgerlo. No, di capovolgerlo 180 gradi rispetto a come lo vedo io. Così come stava. Così come dovrebbe. Così. No, perché questo segno qui non esiste. No, no, io al massimo così avrei infilato. No, no, non così. Aspetta, così avevo capito io, in verticale, però no, non mi dà tanto senso, no. Questo poteva, però no, no, no. Così rimane Vabbè. Oh, avrei voluto dire qualcosa della lingua, ma non la dico perché è l'una e mezza. Invece che cos'altro volevo dire? Ah, volevo far vedere velocissimamente, ma veramente velocissimamente, le risorse, ma ricordo mai niente. Ecco, vedo qua le scritture. Ma faccio velocissimo perché vedo che siamo in gran ritardo, sono in gran ritardo, quindi. Allora, qui. Sì, va bene, documentazione, diffusione, eccetera, caratteri formali, troverete il riassunto di quello che vi ho detto, forse con un pochino più di precisione, l'elenco dei simboli è quello che vi ho presentato esattamente uguale, gli esempi, molti degli esempi li ho ripresi. Sul PowerPoint li ritrovate lì. Sulle risorse invece volevo far vedere due cose, tre cose, va, tre cose. Una è il sito ufficiale della missione archeologica, che questo ovviamente vale la pena, e qui faccio solo notare come purtroppo, come vedete,
pubblicazioni ancora che noi aspettiamo sono i testi appunto della casa di Urteno scavati nel 1994-2002 e noi siamo ancora in attesa. Però son tanti, sono tantissimi, sono centinaia, e noi aspettiamo. Però il sito di per sé è importante perché, come vedete, è il sito ufficiale della missione archeologica. Voi trovate qui anche delle belle foto, le ricerche in corso, le notizie, eccetera. Quindi questo esattamente vale la pena averlo. L'altra cosa che volevo farvi notare è che la rivista Studi epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente Antico è online, per cui si possono leggere vari articoli. Tra i tanti articoli io ho messo direttamente riferimento su un articolo che spiega tutta la decifrazione dell'ugaritico, quindi uno può scaricarselo, leggerselo, perché è online, pubblico, e io credo che questo, insomma, sia valga la pena andare, cioè valga la pena per chi ha questi anomali interessi. L'altra cosa invece ancor meglio è Siria. Ringraziamo i francesi perché Siria è tutta online. Sì. È tutta online. Per cui, ad esempio, c'è la da cui ho preso quell'accetta, no? L'accetta, eccetera. Uno va nell'ultimo sito del 29 e si legge le notizie degli scavi di Ugarit. No? Eccole qua. Gli scavi di Ugarit e lo scoprimento dell'alfabeto, ci sono, ecco, le iscrizioni, Charles Villeneuve che dice: secondo me le iscrizioni sono così così, eccetera, no? E si legge tutto l'articolo. La cosa meravigliosa è che, avendoli scoperti nel maggio del 1929, nell'ultimo numero del 29, che probabilmente era già il 1930 forse, gennaio del 30, la effettiva poi uscita, hanno pubblicato, con questo dovrebbe servire da insegnamento, hanno pubblicato tutti i testi, dove prima o poi li troverò. Eccola, l'accetta che abbiamo visto. Questo è il lotto di tutti i bronzi, dove erano stati ritrovati. No, non era qua, sulle note addizionali? Non mi ricordo dove, ma ci sono... C'è la trascrizione delle iscrizioni anche. Cioè con un... Vabbè, fidatevi. Questi sono... Cioè, nel giro di pochi mesi avevano messo a disposizione, e questo dicevo serve da insegnamento, avevano messo a disposizione a un ampio pubblico anche le loro scoperte, senza una vera e propria edizione, ma intanto avevano offerto al pubblico come erano, senza tenerle nel cassetto fino a completa pubblicazione. Mi sembra allora forse l'articolo successivo, se non è qua, è l'articolo successivo. Le iscrizioni, qua, questo forse? Ma no, perché hanno tante pagine, questo è così corto. Eccole qua. Quindi Charles Villeneuve aveva pubblicato, eccole qua, no? Aveva messo a disposizione, dicendo, noi non abbiamo ancora decifrate, ma tutte le tavolette della casa del Gran Sacerdote che erano state trovate, eccole qua. Questo è veramente, indipendentemente dal fatto che l'edizione fosse... tecnicamente, scientificamente perfetta, però aveva dato la possibilità di vedere immediatamente le cose. Va bene, altre cose avrei voluto dire, ma vi ringrazio lo stesso della pazienza.